Buon pomeriggio, ben trovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di politica e delle reazioni nel day after il voto nelle amministrative, il voto dei ballottaggi che ha definito i sindaci di Chieti ed Avezzano. Dopo le sconfitte di Chieti ed Avezzano da parte del centrodestra e caos in quel settore politico, ora si tirano le somme e si assiste ad uno scambio di attacchi impietosi. Le divisioni nel centrodestra rischiano di avere ripercussioni anche sul governo regionale. Sentiamo di più nel servizio di Giuseppe Dintino. Scoppia la guerra fratricida nel centrodestra abruzzese. Terminate le campagne elettorali che avevano finora impedito il fuoco amico, adesso i politici fanno a gara per levarsi i sassolini e macigni dalle scarpe nel tentativo di digerire le sconfitte di Chieti e Avezzano. Il numero uno della Lega Abruzzo, Luigi Deramo, inaugura la caccia ai traditori sparando a zero contro Forza Italia. Questo centrodestra va ripensato. È inaccettabile che ci sia una forza politica che disattende gli accordi nazionali come è accaduto a Chieti, perché vi ricordo che c'era un accordo nazionale sulla candidatura di Fabrizio Di Stefano sottoscritto dai tre partiti maggiori che compongono la coalizione. Se questo è lo spirito della coalizione che dovrebbe governare questa regione, che dovrebbe rappresentare l'alternativa a un modello sbagliato che il centro-sinistra continua ad offrire all'Abruzzo, beh, allora questo centrodestra ha un problema. E la prima forza che compone questa coalizione, cioè la Lega, non può chiudere gli occhi e far finta che questo non è un problema. Non ho mai visto in tanti anni di politica criticare la presenza di Matteo Salvini, che è il leader del primo partito italiano, da parte di un esponente, di un assessore alla regione, che è componente della coalizione di centrodestra e che fa l'assessore alla regione con i membri della Lega. Il riferimento è a Mauro Febbo, che aveva sostenuto il candidato Bruno Di Iorio. Insomma, Deramo, che rappresenta il primo partito in regione, torna a chiedere la testa dell'assessore. Una bella gatta da pelare per il presidente Marco Marsilio, ora tra l'incudine e il martello, che se dovesse estromettere Febbo rischierebbe di far cadere il governo regionale. Il coordinatore di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi, però, prova a gettare acqua sul fuoco. Evidentemente deve essere questo un momento di riflessione anche all'interno del centrodestra. Fratelli d'Italia, lo sapete, non abbiamo mai nascosto, ha sempre lavorato su ogni tavolo, in ogni momento per l'unità del centrodestra, perché è il primo punto per costruire le vittorie. Oramai però la bomba è lanciata anche sull'emiciclo e in queste ore potrebbe essere in discussione anche il ruolo dello stesso Deramo, che subentrato alla guida della Lega Abruzzese oltre un anno fa al posto di Giuseppe Bellachioma è reduce anche della sconfitta del centrodestra in Puglia, oltre che a Chieti e ad Avezzano, in quanto Deramo è coordinatore regionale anche del tacco dello Stivale. A Chieti intanto Di Stefano attacca la giunta di Primio. Forse ho perso anche perché non ho preso le distanze dalla precedente amministrazione, ha dichiarato il candidato sindaco. Attribuisco anche a un giudizio che forse è stato fin troppo impietoso verso l'amministrazione uscente. Ho trovato molta difficoltà girando in città sul giudizio su questo decennio, in particolar modo sugli ultimi anni. Pronta la risposta dell'ex sindaco: se si fosse presentato come mio erede, allora Di Stefano avrebbe vinto. Se fosse stato così avrebbe vinto sicuramente. Il problema vero è che chi lascia questa città la lascia con tutti i componenti della vecchia amministrazione eletti in consiglio comunale, quindi questa è la dimostrazione che quello che era stato fatto di buono è stato anche premiato dai cittadini, ma non dobbiamo dimenticare che forse oggi noi non dovremmo fare questa conferenza di commiato dalla città se al primo turno tutte le parti del centrodestra, coloro che vivono con il centrodestra, fossero state dalla parte del centrodestra. Rimane il fatto che il centrodestra diviso ha perso e questo sta accentuando ancora di più le divisioni che non potranno non ripercuotersi sull'intera politica abruzzese. Il PD, dopo la vittoria del centrosinistra nei ballottaggi di Chieti ed Avezzano, analizza il voto ma lancia soprattutto Prossima Generazione Abruzzo, un nuovo progetto politico che a breve si concretizzerà. Sentiamo il servizio di Luciana Celeste. Il
PD analizza il voto dopo i ballottaggi di Chieti e di Avezzano, ma non solo, lancia Prossima Generazione Abruzzo, che diventerà un vero e proprio progetto. In conferenza stampa il capogruppo del PD in Regione, Silvio Paolucci, il segretario Michele Fina, la presidente regionale del partito, Manuela Di Pasquale, e i segretari provinciali di Chieti, Gianni Cordisco, e dell'Aquila, Francesco Piacente, hanno parlato dei risultati elettorali che a loro giudizio premiano i territori e bocciano la classe dirigente regionale e soprattutto la Lega, che esce ridimensionata da questi ballottaggi con candidati, a giudizio dei presenti, calati dall'alto. È innanzitutto un risultato dei territori, una vittoria dei cittadini che hanno scelto sindaci nei quali si sono riconosciuti. Quindi non si può politicizzare una lettura, non si può perdere tempo in trionfalismi. Senza dubbio per noi è una svolta, perché l'Abruzzo dà l'idea di voler cambiare rotta, di fidarsi di persone serie, solide, che hanno progetti e radicamento nel territorio. Quindi per noi sarà un prosieguo di lavoro. Non solo ci sarà l'appuntamento elettorale di primavera prossima, ma c'è un lavoro, una ricostruzione di un'alternativa. Questo è il nostro principale cimento. Si è capito che questa regione, diciamo, si genera insoddisfazione negli abruzzesi. Noi vogliamo essere credibili per dare l'idea di una nuova regione possibile. Adesso andiamo a vedere la composizione del Consiglio Comunale di Chieti. Il centro-sinistra del neosindaco Diego Ferrara e il polo civico di Paolo De Cesare governeranno Chieti per i prossimi 5 anni. Inizia a prendere forma il nuovo consiglio comunale. Per il centro-sinistra siederanno a Palazzo di Città Stefano Rispoli, Chiara Zappalorto, Pari De Paci, Barbara Di Roberto, Valentina De Luca, Alberto Chiavaroli, Enrico Iezzi, Edoardo Raimondi, Alberta Giannini, Silvio Di Primio, Luigi Febo, Teresa Gianmarino e Andrea Rondinini. In maggioranza anche De Cesare, Manuel Pantaloni, Gabriella Ianiro, Silvia Di Pasquale, Serena Pompilio, Vincenzo Ginevra e Damiano Zappone. Un seggio anche per il pentastellato Luca Micone, che potrebbe decidere di far squadra con la giunta. All'opposizione invece Bruno Di Iorio per Chieti Viva, Giampiero Riccardo e Maurizio Costa di Forza Chieti, i leghisti Fabrizio Di Stefano, Mario Colantonio, Liberato Aceto ed Emma Letta, e poi Giuseppe Giampietro, Carla Di Biase e Roberto Miscia per Fratelli d'Italia e il centrista Mario De Lio. E adesso lasciamo la politica, voltiamo pagina e ci occupiamo delle polemiche per il possibile approdo in Abruzzo del colosso dell'e-commerce Amazon. Dopo San Salvo e il Vastese, anche la Val di Sangro si candida ad ospitare l'hub di smistamento merci. Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppe Antonio, parla di una grande opportunità per il territorio. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. Sindaco, anche la Val di Sangro si offre per ospitare un hub per l'e-commerce, parliamo di Amazon. C'è stata questa possibilità nei giorni scorsi per San Salvo, ma anche la Val di Sangro vuole partecipare a questa opportunità? No, le spiego meglio, nel senso che dei professionisti sono venuti al comune di Fossacesia a chiedermi praticamente la disponibilità del comune ad inserire in una variante al piano regolatore un'area a ridosso dell'uscita di Val di Sangro, che costeggia quest'area la Fondovalle Sangro, che congiunge l'Adriatico al Tirreno, e in una delle zone industriali più importanti d'Italia, ma soprattutto del centro-sud. Noi abbiamo dato la disponibilità e quindi abbiamo confermato un percorso di rapidità e di trasparenza che contraddistingue la mia amministrazione e il mio comune per raggiungere l'obiettivo che si prefigge questo studio di professionisti per offrire ad Amazon la Val di Sangro, dove ci sono i servizi più efficienti, ma lo dico per nome e per conto di una zona industriale dove esistono aziende più importanti del mondo. Poi perché? Perché l'occupazione può andare, ovviamente si parla a Fossacesia di 1000, sento in altre zone di più, vedremo quali saranno i livelli occupazionali, ma bisogna far fronte a una situazione di difficoltà che si è creata anche in Val di Sangro, nel Vastese, ad Ortona, le aziende che hanno chiuso,
e anche e soprattutto nell'area metropolitana Chieti-Pescara. Per raggiungere Val di Sangro da Pescara ci vogliono poco tempo, ci vogliono pochi chilometri da percorrere. L'invito ad Amazon o chi per Amazon lavora di decidere qual è il sito migliore per realizzare questa azienda. Io poi mi sento europeo, quindi non ho problemi di localismi. Ripeto, non è che offre Fossa Cesia, ma Fossa Cesia è stata chiamata per offrire con la Val di Sangro. Aspettiamo l'esito di questa valutazione che deve essere affidata a un'azienda privata. Ho scritto al Presidente della Regione per chiedere anche lumi sulla questione che riguarda l'autoparco di San Salvo, che a mio giudizio avrebbe dovuto essere messo in funzione da molti anni anche per garantire un servizio e una disponibilità per le zone industriali non solo del Vastese ma anche del Molise e soprattutto della Val di Sangro. Giuseppe Ranalli è il nuovo presidente del Comitato regionale Piccola Industria di Confindustria Abruzzo. L'elezione è avvenuta nel corso della riunione del Comitato regionale, presenti i componenti dei comitati provinciali delle piccole industrie della Confindustria territoriale di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo. Quattro le parole chiave del programma con cui Ranalli ha conquistato la fiducia dei colleghi: credito, logistica, innovazione e sostenibilità. In Abruzzo sono circa 1200 le piccole e medie imprese rappresentate dal sistema confindustriale, con approssimativamente 40.000 addetti. Ora andiamo avanti, voltiamo pagina. Pescara, dopo i fatti accaduti al Ferro di Cavallo con l'incendio di un'autovettura di un residente, si è tenuto il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblico, da cui è scaturita una forte presa di posizioni delle autorità di sicurezza, come spiega il nostro microfono Carlo Masci, sindaco di Pescara. Ascoltiamo. Sindaco, c'è stato nelle ultime ore il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblico per parlare della questione Rancitelli. Cosa è emerso? Sì, il prefetto ha convocato questo incontro anche su mia sollecitazione, perché sabato è avvenuto questo episodio negativo per la nostra città di una macchina incendiata, di una persona che era già stata minacciata altre volte, quindi il prefetto ha convocato un tavolo, devo dire molto concreto, perché sono emerse posizioni abbastanza rigide, nel senso che c'è la volontà di intensificare ulteriormente i controlli nelle zone a rischio, di fare delle attività ulteriori che possano mettere non soltanto i cittadini in sicurezza, ma anche far capire a tutti che c'è la presenza dello Stato, che c'è la presenza delle istituzioni, una presenza forte, determinata, una presenza che difende i cittadini per bene e sanziona pesantemente coloro che pensano di delinquere in questa città. Questa è una città dove chi delinque deve sapere che non ha spazio. E le forze dell'ordine sono tutte quante allertate, c'è un coordinamento che funziona e che si rafforzerà ulteriormente. Ieri al comitato c'era anche il procuratore facente funzioni che ha stabilito che comunque ci sarà una stretta su tutte le attività, proprio per garantire i cittadini per bene. Abbiamo gli agenti della Polizia Municipale, purtroppo non nel numero che vorremmo, ma stiamo lavorando per ampliare questo numero con i concorsi che si sono avviati e che proseguiranno anche nel 2021 e nel 2022, proprio per fare in modo che tutti gli agenti di Polizia Municipale in grado di farlo siano per strada per difendere le persone serie, le persone corrette, coloro che vogliono vivere la città rispettando il senso civico doveroso per tutti. E nel momento in cui questi agenti amplieranno il numero sul territorio, sicuramente avremo la possibilità di fare in modo che stiano in tutti i quartieri, non soltanto nel quartiere di Villa del Fuoco.
Proseguiamo adesso con una notizia di cronaca. A Pedina, un pensionato invalido che si sorreggeva con un bastone, poi lo aggredisce facendolo cadere dalle scale e infine lo deruba di 220 euro tirandogli anche il portamonete in faccia e minacciandolo di ritorsione se avesse sporto denuncia. Con l'accusa di rapina aggravata e lesioni, il GIP di Lanciano, Massimo Canosa, su richiesta del procuratore Mirvana Di Serio, ha disposto l'arresto in carcere a Vasto del lancianese Adamo Di Nunzio, 54 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato dalla polizia, che ha condotto le indagini identificandolo attraverso i filmati delle videocamere di sorveglianza. La rapina è avvenuta lo scorso 21 di settembre in pieno centro storico a Lanciano, sui gradoni che portano a Piazza Garibaldi. L'anziano disabile, che si aiutava, come detto, con un bastone, ha riportato lesioni guaribili in 7 giorni per contusioni in varie parti del corpo. La transumanza teramana adesso, l'UNESCO l'ha recentemente riconosciuta come patrimonio culturale dell'umanità e l'Abruzzo è una delle regioni più attive. Giovedì prossimo, nella sala Ipogea di Teramo, si terrà un convegno dedicato proprio alla piccola transumanza teramana che nei secoli ha fortemente influenzato il territorio. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Per l'UNESCO la transumanza è patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La parola viene dal verbo transumare, ovvero attraversare, e attraversando gli uomini nei secoli hanno acquisito tecniche e conoscenze. Questo ha influito sulle varie culture regionali, in particolare quelle gastronomiche. Tra le regioni più attive c'è proprio l'Abruzzo e in particolare Teramo. Un convegno sulla piccola transumanza teramana nella sala Ipogea di Teramo giovedì prossimo, con mostra fotografica e degustazione di cibi pastorali, ripercorrerà le storie e le tradizioni che discendono da questa realtà antica. Che la transumanza esista lo sappiamo tutti, però voi volete riscoprire la piccola transumanza teramana. Sì, perché quest'anno è stato riconosciuto come patrimonio dell'umanità proprio la transumanza, e tornando indietro nella storia è venuto fuori che Teramo aveva una transumanza tutta sua, la piccola transumanza, che dai mondi della Laga arrivava fino a Roseto, passando per le piane della Valvomano. Questa cosa ha creato i presupposti per una grande cucina pastorale. Avendo noi a disposizione tutti gli orti, è chiaro che si è creata appunto questa opportunità di questa grande cucina che noi ristoratori vogliamo riproporre. Io già lo faccio da tempo, però attraverso alcuni miei colleghi, Ciglia di Mare, la stazione Filomena di Capolinea, diamo inizio, diciamo, a una stagione di cucina pastorale. Qual è il menù pastorale? Beh, la regina della cucina pastorale sicuramente è la mazzarella teramana, quella profumata, quella appunto, diciamo, modificata e resa commestibile attraverso gli odori dell'orto, chiaramente le pallotte cace ove, la famosa pecora alla Callara e poi tutto quello che è, diciamo, l'agnello, no? Abbinandoli anche a una, diciamo, transumanza, piccolissima transumanza del capretto che, diciamo, passava di qua per andare, diciamo, nel pontino. Cioè, abbiamo delle storie incredibili da proporre e anche questo momento dopo il lockdown, no, ci dà la possibilità di creare un mercato nuovo e su questo ci stiamo impegnando molto. L'iniziativa culturale conferma il valore sociale, economico, storico e ambientale della pastorizia, che coinvolge in Italia ancora 60.000 allevamenti con oltre 6 milioni di pecore. E da poco è arrivato in redazione il bollettino dell'emergenza coronavirus in Abruzzo. Purtroppo continua il trend di aumento dei casi e continuano anche i decessi. Oggi e nelle ultime 24 ore ci sono altre 2 persone decedute. Si tratta di una 62enne della provincia dell'Aquila e di una 97enne della provincia di Pescara. 48
i nuovi casi di età compresa fra i 3 e gli 89 anni, 81 pazienti più 9 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale e c'è però per fortuna una uscita dalla terapia intensiva, sono 6 le persone che sono in terapia intensiva, 971 più 33 rispetto a ieri in isolamento domiciliare da parte, con sorveglianza attiva da parte della ASL. È stato pubblicato da poco un nuovo volume del giornalista e scrittore di origini giugliesi, Dom Serafini, che questa volta racconta la storia di 100 abruzzesi di successo che hanno svolto o svolgono la loro attività fuori dalla regione. Presto uscirà anche un secondo volume con altri 100 personaggi raccontati. Sentiamo il servizio. Presentare il libro I messaggeri d'Abruzzo del mondo nasce veramente dalle pagine del Messaggero, che io ho una rubrica che curo ogni domenica sugli abruzzesi all'estero. Sono 20 anni che scrivo di personaggi abruzzesi nel mondo. Per questo libro ne ho raccolti 100 e i prossimi 100 saranno nel secondo volume. In pratica questi personaggi rappresentano tutto l'arco professionale che possa esistere nel mondo, dagli avvocati agli ingegneri, ai restauratori, architetti, attori, sceneggiatori, tutto economisti, professori, accademici, c'è tutto un arco professionale che i giovani specialmente potrebbero consultare per capire come si potrebbe avere successo all'estero. Questo è un libro che spiega esattamente qual è stato il percorso professionale di questi personaggi. Molti di questi personaggi li ho incontrati a Singapore, oppure in Argentina, oppure in Brasile, naturalmente a New York, come Romolo Algeni, Bruno Dascagno, che ho incontrato a New York, e dopo ci sono personaggi che ho incontrato, Paolo Di Francesco, che ho incontrato in Messico, e Paolo è di provincia di Chieti, c'è il famoso vescovo di Fossa Cesia, Giulio Mannuccini, che è nell'isola del Borromeo, Francesco Panzieri, incontrato a Los Angeles, lui è quello che ha fatto gli effetti speciali per Star Wars. La maggior parte dei contatti sono in persona, però la maggior parte sono per telefono o per via email, ma comunque ogni personaggio deve avere un contatto diretto. Siamo così arrivati alle pagine dello sport. Partiamo dal calcio e dal calcio di Serie B. Il mercato del Pescara si è chiuso senza botti e senza quei puntelli chiesti dal tecnico Massimo Oddo. Dopo un inizio promettente, la sessione estiva si è chiusa in maniera deludente per il Delfino. Facciamo il punto con Andrea Costantini. La chiusura della sessione estiva di calciomercato è stata piuttosto deludente per il Pescara. Non è arrivato il difensore affidabile di piede destro che chiedeva Massimo Oddo. Certo non lo è il giovane classe 2000 Rodrigo Gut, arrivato in prestito dall'Atalanta, scelta di ripiego in mancanza d'altro, così come è stata una scelta di ripiego rispetto al vero forte prospetto che nel ruolo ha il club orobico, Caleb Occoli, vicino al Delfino, ma poi approdato alla SPAL. Vanamente il presidente Daniele Sebastiani e il direttore Antonio Bocchetti hanno provato a firmare Fabio Pisacane del Cagliari, Riccardo Brosco dell'Ascoli, Luca Rossettini del Lecce, ma tra i no dei club e i no dei calciatori l'aggiunta non c'è stata. Tra le conseguenze vi è che Mirko Drudi resterà in biancazzurro, la società non ne ha permesso l'uscita, il difensore si sarebbe riavvicinato a casa avendo l'accordo con il Cesena, resta da vedere se ora lo stesso Drudi accetterà la proposta di rinnovo del contratto o se la declinerà in attesa del mercato di gennaio, quando potrebbe tornare a spingere per la cessione. Nel frattempo bisognerà fare affidamento su 3 centrali dall'età media piuttosto avanzata. Drudi, Scognamiglio e Bocchetti oscillano dai 33 ai 34 anni. In attesa di Luca Antei, che sarà pronto tra circa un mese, nella speranza che le 3 operazioni ai crociati e una rottura del tendine d'Achille non pesino troppo sull'efficienza fisica del 28enne difensore romano arrivato in prestito dal Benevento. Resta anche uno sbilanciamento tra le fasce. Ci sono 3 esterni bassi mancini, Masciangelo, Jarosinski e l'ultimo arrivo.
arrivato Nzita. A destra il solo Bellanova con Ventola, soluzione d'emergenza, e Balzano ancora fuori causa. Insomma, ora un ulteriore puntello può arrivare solo dal fronte degli svincolati. Se il reparto di centrocampo risulta ben fornito in qualità e quantità, si aspetta però la crescita di giocatori fondamentali come Memusciai e Valdifiori, in attacco era atteso un ultimo colpo. Non è arrivato il giovane argentino Matteo Reteghi del Boca Junior. Marcelo Trotta del Frosinone si è trasferito in Portogallo. Si è fatto un tentativo vano in extremis per riportare in biancazzurro Manuel Pucciarelli del Chievo. Tutto vano, e sul fronte degli svincolati non è neanche detto si possa inseguire il sogno Stefano Pettinari, che ha ottenuto sì lo svincolo dal Trapani, ma che per problemi legati al pagamento del riscatto della società siciliana al Lecce potrebbe ritrovarsi ancora di proprietà dei salentini e non più un calciatore svincolato. Dunque, con le partenze di Bonino e Borrelli, sarà il baby argentino Belloni il terzo centravanti dopo Asensio e Seter. Vokić è l'alternativa a Galano, il secondo trequartista. Tre scommesse diverse: Bocic, Riccardi e Capone. Con la soluzione Jolly Maestro, uno dei migliori colpi di mercato dei biancazzurri, ma che in due partite è già stato impiegato in tre ruoli diversi. Tra i grattacapi che avrà Oddo, anche una rosa extra large, vista le mancate partenze di Elisalde, Ventola, Di Grazia e Crecco. Era per tutti i club un mercato difficile, perché provato anche dalla crisi Covid. Il Pescara lo aveva iniziato bene, ma lo ha finito male. Alcuni puntelli che servivano, come detto da Oddo, non sono arrivati e molti degli esuberi non sono andati via. Spetta ora al tecnico biancazzurro continuare il lavoro sul nuovo progetto tecnico e trasformare alcune scommesse in un valore aggiunto per la squadra. E il trittico post-sosta sarà un primo banco di prova. Scendiamo di categoria adesso. Nell'ultimo giorno di mercato il Teramo si è assicurato in prestito due attaccanti, Cristian Bonino dal Pescara ed Eric Gerbi dalla Sampdoria. Sfumata la cessione di Iotti al Renate, non ci sono stati movimenti in uscita. Intanto il difensore Marco Soprano starà fuori 15-20 giorni per la distrazione di secondo grado all'adduttore destro, riportata nella partita di Coppa Italia. Il portiere Lewandowski è stato tra i protagonisti del pareggio ottenuto dal Teramo in casa del Bari. Lo andiamo ad ascoltare. Sì, è stata una gran partita nostra, come settimana scorsa. Abbiamo fatto un grande lavoro di tutta la squadra, che ci abbiamo tenuto tanto. Anche a questo punto è andata per noi benissimo, anche se potevamo vincerla, perché il gol è stato il nostro errore. Sì, per noi è un punto guadagnato, anche se magari potevamo vincerla, sinceramente. È stata una partita difficile, perché sappiamo tutti che Bari ha calciatori buoni, anche di altissimo livello, però siamo, come spirito di squadra, siamo riusciti a mantenerli magari senza fare grosse cose. Quindi per noi è un punto guadagnato e ci portiamo davanti. Ci aspetta anche la partita settimana prossima, ci aspetta Monopoli, che è la partita difficile pure. Come stai vivendo, Michele, questo inizio di stagione? Eri partito da secondo, ti sei ritrovato primo portiere complice con l'infortunio di Valentini e stai anche rispondendo molto bene, insomma. Sei anche tu a caccia di continuità dopo tempo? Sono un anno che stavo fermo, quindi per me all'inizio era un po' difficile, perché l'anno scorso ho fatto solo una partita e all'inizio era un po' magari con la testa più giù, fisicamente un po' più giù, e sono partito male. Poi piano piano la mia voglia, la mia sicurezza mi riprendevo con tutto. Poi come è successo che Mattia ha preso un infortunio, mi dispiace per lui, però mi sono, diciamo, rubato il posto. Ora la Serie D, la Vastese ha iniziato la stagione con meno ambizioni di campionato, ma con la voglia di crescere a livello societario e garantirsi un futuro roseo. Intanto il giudice sportivo domani potrebbe assegnare la vittoria 3-0 a tavolino col Giulianova. Vediamo il servizio. Una defiance del Giulianova può consegnare tre punti alla Vastese per la partita di due giorni fa, il derby dell'Aragona finito sul campo 1-1. Il centrocampista giuliese Balducci, squalificato per due giornate nello scorso campionato, ha scontato la prima di queste giornate in Chieti Giulianova, ultima gara prima del lockdown. Poi è andato in panchina con il Vasto Girardi alla prima giornata di questo campionato e ha giocato a Vasto. Insomma, deve scontare il secondo turno. Domani il giudice sportivo potrebbe
deliberare il 3-0 a tavolino, che lascerebbe a 0 il Giulianova e porterebbe a quota 3 la Vastese. Un regalo inaspettato per la squadra di Silva, che più che compensa il meno 1 in classifica di inizio stagione. E in questi giorni il tecnico degli aragonesi avrà il centravanti che attendeva, Antonio Martignello, come confermato all'Abruzzo del pallone dal DG Andrea Masciangelo. Martignello, ex Cerignola, era anche allo stadio a vedere la partita, quindi diciamo che abbiamo trovato l'accordo, quindi da martedì sicuramente si allenerà con noi. È una stagione particolare per la Vastese, magari con meno ambizioni sul campo, ma con l'obiettivo di una ristrutturazione dirigenziale e societaria che esplicherà i suoi effetti in futuro. E Vasto vive di calcio, il presidente Bolami col co-presidente Scafetta negli anni, in questi 5 anni, hanno sempre fatto tanti sacrifici. Da quest'anno in maniera forte è rientrato il vicepresidente Salvatorelli, un imprenditore importante della città, e si è avvicinato molto Maurizio Sabelli, quindi stiamo cercando di costruire una società, stiamo iniziando a costruire qualcosa di importante guardando intorno, abbiamo ristrutturato la sede, abbiamo cambiato il segretario con un profilo diverso, con questo le scuse sono state già fatte dal presidente, anche il punto di penalizzazione è dovuto tutto a un modo di lavorare che prima era un po', diciamo, superficiale. Invece adesso la prima cosa che Bolani e tutti i soci vogliono comunque una società professionale e poi la squadra, e questo diciamo che è un punto di partenza, perché prima si pensava solo ad allestire delle grandi squadre, di grandi nomi, però il primo obiettivo è avere l'ossatura. L'ossatura parte da noi, lavoriamo giorno dopo giorno per cercare di migliorarci. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Buona giornata.